buche profonde e asfalto sempre più usurato. Sono questi i problemi che devono affrontare ogni giorno i tanti aretini che si muovono con automobili o moto sul territorio provinciale. Lo stato di salute delle strade di Arezzo, a quanto sembra, non è ottimale come qualche tempo fa. La colpa è delle piogge, delle gelate e dei limiti imposti dal patto di stabilità. Di fatto, alcune delle principali arterie del traffico sono diventate simili a dei groviera. Chi riscontra maggiori problemi transitando lungo le strade dell'Aretino sono senza ombra di dubbio i ciclisti e i motociclisti. Viaggiare su due ruote lungo le strade come la Statale 73 o sulla Sette Ponti può diventare una vera e propria avventura. A cominciare dall'intensità del traffico fino al fondo stradale in dissesto, i pericoli sono davvero innumerevoli. Ma anche le auto non possono dirsi totalmente immuni dai rischi e, con le temperature in calo, la situazione non è certo destinata a migliorare. Province e Comune di Arezzo da alcuni giorni sono al lavoro lungo le strade con mezzi spargisale per evitare che i manti gelino durante le ore notturne, creando problemi alla circolazione. Un lavoro intenso e preciso che però non è certo aiutato dallo stato in cui versano le strade in questione, per le quali la manutenzione non spetta solamente agli enti locali. Insomma, i problemi si fanno sempre più sentire e al momento non sono certi i tempi e le modalità con le quali potranno essere risolti. Benché la provincia di Arezzo abbia recentemente stanziato grosse cifre per la manutenzione delle strade territoriali, questo intervento da solo non è sufficiente alla messa in sicurezza delle arterie viarie dell'Aretino.